Non è facile essere felice nel posto dove vivo io. Mi volete salire, piccione? No, ti prego, Don Carmelo! Sono tante persone cattive che fanno paura anche a mamma e papà. Sono loro che comandano qua giù. Noi dobbiamo solo dargli retta. Non possiamo continuare così. Che futuro ci sarà per noi e che futuro ci sarà per lei? Sei in ritardo questo mese. Sono fuori dal vostro gioco. Non avrete più soldi da me. Oh, me ne è stata accorta. Accorta le figlie tue. È proprio per loro che lo faccio. E allora c'è ancora qualcuno che vuole fare lo scaccio con mia noce? Facciamoci capire, Cagnaccio, non scherziamo. Dateci una lezione di chi dà giusto. Mi raccomando. Adesso mio papà non ha più il suo lavoro e nessuno lo vuole aiutare. Mia mamma ha detto non posso uscire con te, è troppo pericoloso. Sono preoccupata per lui e per la mia famiglia, così tutte le sere scrivo una lettera e poi la imbuco. Una lettera in cui chiedo aiuto. Da qualche parte nel mondo so che ci sono persone buone, forti, capaci di sconfiggere i cattivi, disposte a venire da noi a salvarci e a ridarci la felicità. Non ne siamo usciti, non ne potremo uscire mai, nessuno qui può farlo. I miei amici possono e verranno ad aiutarci. Quali amici? Quelli a cui scrivo, sono degli eroi e verranno. Smettila, Giada, non esistono eroi nel mondo reale, devi capirlo. Questa non è una favola, è la vita. Non ci hai voluto ascoltare. E mo sei rimasto solo. Io voglio ritornare indietro. Tornare indietro, sì. Tutti vorremmo tornare indietro. Mo è tardi, però. No, no! Lasciami stare mio figlio! Lascia stare la bambina! Andate a venire dove siete venuti, se volete restare lì. Ce la fai da solo? Penso di sì. Loro sono i miei supereroi. Voi ci avete aiutato, ma non sapete chi sono quelle persone. Vi uccideranno. Cosa pensate di fare adesso? Li andiamo a prendere. Tutti. Si vanno moltiplicando gli attentati alle più potenti cosche criminali del sud del paese. Sembra che una squadra di veri e propri giustizieri sia dietro ai fatti nelle ultime ore. La gente li sta già identificando come eroi misteriosi. L'avete ammazzare tutto a più bastardi. L'avete ammazzare come cane. Ce l'avete a fare pagare. E magari andate a piccirire. E da piccoli da mucciosa che chiamavano, capisti? Un sangue va andare a finire da vicino paese, vanno a vedere tutti. Guai così per metti giù, non in affronto.
Lasciate in pace la bambina. Sei da solo, cosa pensi di fare? Se mi tocchi t'ammazzo. Se volete fare guerra al crimine, dovete istituzionalizzarlo. Non possiamo permettere che un gruppetto di pazzi scatenati metta in ridicolo l'autorità dello Stato. Lei farà da tramite con i suoi e avrà pieni poteri operativi e tutte le nostre risorse a disposizione. Cosa pensa di fare per riportare questa battaglia in forme più controllabili? Beh, penso che adopereremo meglio quello che già abbiamo. Intende l'uso delle forze dell'ordine? Più che altro intendo l'uso delle forze. Perché quel ragazzo ci guarda sempre? Lui tiene lontani i cattivi. Ma da dove venite voi? Non importa da dove veniamo. L'importante è che tu ci hai chiamato e adesso siamo qui. Potremo sconfiggere questi criminali soltanto quando finirà il loro dominio sugli altri e il loro monopolio del terrore. E come? Avranno più paura di noi che di loro stessi. Da noi invece sono già emancipate. Coglione. Ma quante volte ve lo devo dire? Che non mi fate paura. Siete troppo amanti del diritto. Diritto? Mai stato il mio colpo. Ah!